La famiglia Liso dedica un'aula didattica a Edoardo Pilastro e dell'azienda agricola di casa. Vediamo. Un sostegno alle attività dell'azienda agricola di famiglia, ma soprattutto persona amabile, stimata e apprezzata anche da compagni di scuola e amici di vecchia data. Così viene ricordato Edoardo Liso, andriese scomparso pochi mesi fa, a cui i familiari hanno dedicato un'aula didattica. L'obiettivo è celebrarlo in uno degli spazi in cui operava con dedizione e impegno, luogo che da oggi si apre ad una vocazione culturale, gastronomica e turistica. A noi, io personalmente che vivevo con lui, quotidianamente mi lascia la mancanza di tutto, delle piccolissime cose, come chiunque lascia a chi sopravvive. Ma la presenza di tante persone che lo hanno voluto bene, corrobora in noi, quello che abbiamo fatto. Ci ha dato tanto. E credo che meriti tutta l'attenzione che abbiamo voluto rivolgergli, dedicandogli, intestandogli questa piccola struttura aziendale. Quest'aula, questa piccola struttura di cui lei ci parlava, che cosa sarà e in quale contesto si inserisce? Intanto del contesto dell'olioturismo che oggi va tanto, che è anche stato oggetto di una legge, di una legge nazionale, di un decreto attuativo regionale, ma è un'aula che si apre sia alle esperienze gastronomiche, in senso più lato, e anche culturali, combinazione che riteniamo sia un nostro stile aziendale e di famiglia, ma anche una combinazione molto prolifica per l'attrazione del turista, dell'escursionista, di colui che vuole apprezzare le cose buone, a partire dall'olio, ma non fermandoci all'olio di oliva.